L'esercito siriano libero diffonde un video che testimonia la cattura del generale Mohammed Kanaan in lista per le presidenziali del prossimo 3 giugno, ma la cui candidatura era stata scartata dal Tribunale Costituzionale. Kanaan è stato fermato ed identificato dai ribelli mentre lasciava Damasco per ritornare a Deraa, sua città d'origine nel sud della Siria. Ieri intanto la provincia di Idlib è stata teatro di una spettacolare azione dei ribelli che hanno fatto saltare un tunnel sotto un checkpoint a Marat al-Numan, liberando la via d'accesso alla vallata dal Daif. Almeno 30 i soldati dell'esercito regolare rimasti uccisi. Gli scontri tra ribelli ed esercito si sono inaspriti in varie zone del paese, in particolare nella regione di Aleppo, ma anche nell'est della Siria è stata una giornata di sangue con almeno 70 morti negli scontri tra gruppi jihadisti.